È una vibonese da sogno che niente e nessuno può fermare, che non teme confronti con squadre più accreditate, che non cede dinanzi alle difficoltà, che fa il suo gioco, che si impone su ogni campo. La squadra di Antonio Boucher regge agli assalti del più quotato Siracusa e concede solo un pari dopo aver giocato in inferiorità numerica l'intero secondo tempo. Alla De Simone succede di tutto e di più nel corso di una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che si confermano le migliori di questo campionato sul piano della qualità del gioco. La classifica per il momento sorride al cinico Trapani che intanto espugna Licata. La Vibonese esce a testa alta e torna da Siracusa con la consapevolezza di essere una grande squadra capace di sopperire ad ogni situazione di emergenza a causa di assenze pesanti in difesa e a centrocampo, giocando un gran primo tempo e rispondendo colpo su colpo a un Siracusa in formazione titolare. E la Vibonese ad andare in vantaggio, merito di Ciotti che ruba palla a Gozzo e con un poderoso cost to cost arriva tu per tu con Lamberti e serve a convitto la palla del vantaggio. Vantaggio che però dura pochi minuti, perché un errore dei rossoblù spiana la strada a Maggio che trafigge di testa l'incolpevole Del Bello. Passa un minuto esatto e la Vibonese trova l'occasione per tornare avanti, ma quanto accade è rocambolesco e paradossale. Convitto entra in area, supera Gozzo che lo mette giù. Rigore sacrosanto e scintille tra le due squadre. A farne le spese è Borgia, già ammonito e ingenuamente espulso. Cartellino rosso e Vibonese in 10, ma con un calcio di rigore che Tandara non sbaglia. Secondo tempo con la Vibonese in inferiorità numerica, la squadra spreca un clamoroso contropiede con Convitto, troppo egoista nel concludere dalla lunga distanza, e come sempre la legge del calcio si compie con i padroni di casa che trovano il pareggio con un gran tiro dal limite dell'area di Zampa che si insacca nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Poi è equilibrio, sebbene la Vibonese sia costretta a giocare tutto il secondo tempo con l'uomo in meno. Finisce con una 2-2 che favorisce soprattutto il Trapani, ma che dà alla Vibonese la consapevolezza di non essere secondo a nessuno. Peccato l'espulsione, perché comunque stavamo facendo molto bene nella partita, che si era messa anche bene, perché l'espulsione l'abbiamo presa su un rigore per noi, quindi è stata una sciocchezza, chiamiamola così. Dispiace anche per il pubblico, perché comunque l'espulsione ha falsato la partita, è una partita bellissima, con due squadre che giocano a calcio. Devo fare complimenti anche al Siracusa, faccio complimenti ai miei, perché sono stati molto bravi nel primo tempo a giocare a calcio. È andato vita una partita bellissima, secondo me. Nel secondo è ovvio che contro una squadra davanti forte come Siracusa non può sperare di fare una partita a viso aperto come nel primo. Che devo dire, ho visto una partita tra due squadre veramente forti, questo sì. E penso e spero che tutti i tifosi che sono venuti se ne vadano alla fine, magari i vostri un po' scontenti del risultato, però felici di aver visto una partita che forse con questa categoria c'entra poco.